Un'antica giungla indiana. Predatori. Prede. Una lunga e calda estate. La battaglia per la sopravvivenza ha inizio. India, una popolazione 10 volte maggiore di quella degli Stati Uniti. In media, quasi 400 persone per chilometro quadrato. Ma fuori dalle città, lontano dalla folla, c'è un mondo che pochi conoscono. Queste sono le giungle dell'India centrale. La loro storia ha origine milioni di anni fa. Ed oggi larghe aree sono ancora intatte. È qui che vivono le più diverse specie selvagge di animali in India. Dagli orsi ai cinghiali, dalle scimmie alle manguste, sul suolo o sulle cime degli alberi, dalle specie più piccole a quelle più grandi. Questo è il libro della giungla di Rudyard Kipling. In carne ed ossa. In quest'area vive quello che è probabilmente il più bel killer della terra, la tigre del Bengala. Un cacciatore solitario che combina forza e cautela per uccidere con un solo morso. Ma non è l'unica minaccia qui. È l'inizio della stagione secca. Non pioverà per 4 mesi. Le temperature raggiungeranno i 46 gradi. L'acqua inizierà a scarseggiare. Le prede saranno costrette a correre rischi maggiori per sopravvivere.
Vicino ad uno stagno nel cuore della giungla, il maschio dominante della zona pattuglia il suo territorio. Combattivo, potente e coraggioso, difenderà questa pozza a costo della vita. Gli stagni sono il terreno di caccia preferito dalle tigri. Questo è il più grande nel raggio di chilometri e per questo attrae la maggior parte delle prede. Ed è anche l'unico che non si prosciugherà totalmente nei prossimi mesi. È il posto migliore per un agguato. Ed è lui a controllarlo. Beve quanto vuole, quando vuole. Un raro privilegio per gli animali della giungla. Pesa circa 220 kg e ha 8 anni. Le tigri maschio difficilmente dominano per più di 3 anni. E questo è il secondo del suo breve ma glorioso regno. Segnando il territorio, avverte le altre tigri che questo è ancora il suo dominio. I ruggiti indicano le sue coordinate alle femmine. Ma servono anche a tenere alla larga gli altri maschi. Questi richiami hanno una frequenza talmente bassa da risuonare attraverso gli alberi, dilagandosi per quasi 5 chilometri in ogni direzione, nel profondo della giungla. Gli altri maschi sentono il messaggio e aspettano il loro momento. Il conflitto è inevitabile. I giovani sfidanti dovranno un giorno combattere per il territorio, garantendosi diritti e prede. E queste giungle abbondano di prede. Quella che la tigre preferisce è il sambar. Sono i cervi più grandi in India e un esemplare adulto può nutrire una famiglia di tigri per una settimana. La visibilità nella giungla si riduce spesso a pochi metri ed è per questo che il sambar si affida ad altri sensi. Hanno un olfatto molto sviluppato. Hanno orecchie che possono ruotare per carpire ogni minimo suono. I cuscinetti sotto le zampe della tigre le permettono di camminare praticamente in silenzio sul suolo della foresta. Al primo odore, avvistamento o rumore di pericolo, i sambar emettono dei versi di allarme e battono a terra le zampe. L'agguato è tutto per questo solitario felino.
Nel libro della giungla di Kipling, la creatura più temuta non è la tigre, ma il Kuon, il cane selvatico dell'India. I Kuon vivono in branchi, che possono essere composti anche da 40 esemplari. Sono grandi un decimo di una tigre, ma cacciando in gruppo riescono a sopraffarla. Comunicano con latrati, squittii e fischi. E in branco riescono ad abbattere una preda di quasi 200 kg. La fanno a pezzi e la divorano velocemente, spesso quando il loro pasto è ancora vivo. Si dice che attacchino e uccidano anche le tigri. Un intenso gioco sociale stabilisce la gerarchia all'interno del branco. Dominato da un maschio e una femmina. Saranno solo loro due a riprodursi. Un po' più in là, una coppia di Kuon decide di distaccarsi dal gruppo. È l'unico modo che hanno per potersi accoppiare e crescere i loro cuccioli. È una strategia molto rischiosa, dal momento che perdono il vantaggio della caccia in branco. Sarà difficile per loro riuscire ad uccidere. Iniziano la loro vita indipendente segnando il territorio, urinando in maniera piuttosto peculiare. La rete di sentieri nella foresta gli permette di muoversi facilmente in silenzio, guadagnando vantaggio sulle prede. Ma cacciare non è mai facile in una foresta piena di orecchie ed occhi. Una coppia di pavoncelle lancia l'allarme. Lo inseguono e lo attaccano finché il Kuon non si allontana. I loro versi mettono in allerta altre prede. Le pavoncelle ritornano ad accudire i loro piccoli incapaci di volare. Gli entelli sono scimmie che si nutrono del frutto dell'albero di Maua. Il cervo cheetal non approfitta solo delle loro disordinate abitudini alimentari, ma anche della loro posizione di vedetta. È utile avere amicizie ai piani alti. Un giovane Kuon individua una potenziale preda.
Con così tanti occhi, orecchie e nasi, e senza il supporto del branco, la caccia si rivela difficile. È mattino presto, l'ora di mangiare per molti erbivori della giungla. I cheetal pascolano nella prateria aperta, dove sono più al sicuro dagli agguati. I sambar segnano il loro territorio rilasciando odori sui rami più bassi degli alberi. I muntiac, o cervi che abbaiano, sono i cervi più vecchi del mondo. I nilgau, o antilopi azzurre, sono le antilopi più grandi in Asia. I gaur sono i più grandi bovini del mondo. Sono monumentali blocchi di muscoli e hanno pochi predatori in natura. All'apparenza potrebbero sembrare bisonti americani, ma sono nativi dell'India. Ci sono storie che raccontano di gaur che hanno schiacciato a morte villeggianti o che hanno addirittura ucciso tigri. Un richiamo li mette in allerta. Segui il tuo istinto. Segui. Un giovane cheetal mantiene la sua posizione. Questi cervi sono più veloci delle tigri. Se non riuscirà ad avvicinarsi fino a 15 metri di distanza, l'attacco sarà inutile. La tigre continua a richiamare una compagna. Una giovane tigre femmina riposa su un giaciglio di bambù. Non solo per godersi il fresco, ma soprattutto per sorvegliare il suo piccolo tigrotto. Un cucciolo di tigre su tre non sopravvive al primo anno di vita. L'infanticidio è il pericolo maggiore. Le tigri maschio uccidono i cuccioli che non sono loro, assicurandosi così che la madre sarà di nuovo disponibile all'accoppiamento.
Ma per ora, questa tigre e il suo cucciolo sono nascosti e al sicuro. Poco lontano, la curiosità e l'innocenza di due tigrotti un po' più adulti crea qualche difficoltà in più alla madre per tenerli nascosti. L'atteggiamento chiassoso dei due cuccioli attira l'attenzione di un maschio. Le tigri maschio possono avere diversi cuccioli distribuiti in tutto il loro territorio. Se questi non sono suoi, li ucciderà. I cuccioli salutano il padre. Lui segna il territorio prima di riposare accanto a loro. Il suolo della foresta è ricoperto da uno spesso strato di foglie. I riciclatori sono al lavoro per sminuzzarle. Con il calore, i frutti del maua fermentano, diventando molto alcolici. Gli entelli si fanno una bella scorpacciata. Alla buffata segue una scena simile a quella dei bar di tutto il mondo. Si ubriacano, si agitano, combattono. E poi dormono. La temperatura aumenta, così come il valore dell'acqua di questo stagno che continua a ridursi. E aumenta il potere del maschio dominante. Potere e privilegi. Uno in particolare, il diritto di accoppiamento. I suoi richiami sono stati ascoltati. Una giovane tigre femmina mostra chiaramente il suo interesse. La ricerca del compagno avviene in tutta la giungla.
In allerta a causa degli ormoni e dell'aumento di testosterone, i Cheetal devono battersi per i loro diritti di accoppiamento. Per dimostrare chi è il capo, battono il terreno con le zampe. Strappano l'erba con le corna. E si mettono in mostra camminando l'uno accanto all'altro. Ma se questo non basta, combattono. Questo è un maschio dominante. Ma ci vuole un lavoro brutale per conservare il potere. Agli sconfitti non resta che leccarsi le ferite. E il bottino va al vincitore. Il suo dominio, però, potrebbe durare anche solo una stagione, ancora meno di quello della tigre. Avanza fra il branco, annusando l'aria, in cerca di una femmina ricettiva. Ma dopo tutto questo movimento, il Cheetal ha abbassato la guardia. Finalmente un'opportunità di cacciare per la coppia di Kuon. Invece di un giovane cerbiatto, puntano un maschio adulto. Le corna ostacolano la sua fuga man mano che si addentra nella fitta giungla. Un'uccisione come questa basterà a dar da mangiare alla coppia di Kuon per una settimana. Ma se non faranno attenzione alle tigri, potrebbero perdere la preda. Il maschio dominante nella zona dello stagno è ancora con la sua compagna. Le tigri, insieme ai giaguari, sono gli unici grandi felini a cui piace l'acqua. E potrebbero restare ore immersi a rinfrescarsi. Questa coppia può scegliere il posto migliore per fare il bagno, e lo fa spudoratamente. Nella foresta, anche un altro maschio più giovane ha attirato una compagna. Ma questa coppia deve restare nascosta e accontentarsi di una pozza più piccola. Questo stagno si prosciugherà presto e loro saranno costretti a spostarsi.
ma per ora possono accoppiarsi senza pericolo al riparo nel cuore della giungla. Il nostro grande maschio decide di tornare all'ombra, accompagnato dalla sua femmina. La fase di corteggiamento delle tigri dura diversi giorni. Un suono intenso gli dà il benvenuto. Il canto delle cicale in amore è il suono più forte nel mondo degli insetti. Sbattendo una membrana che si trova su entrambi i lati del corpo, la cicala maschio canta per attirare la femmina. Questo crea il suono, che viene poi amplificato attraverso il loro corpo. Su ogni albero ci sono probabilmente centinaia di cicale e molte centinaia di migliaia in tutta la foresta. Ed il suono che emettono è talmente forte da tenere lontani gli uccelli che altrimenti le caccerebbero. Le femmine scelgono il maschio adatto individuandone il suono distintivo nel mezzo di questo monotono baccano. Le cicale si nutrono del fluido che scorre appena sotto la corteccia. Assimilano lo zucchero ed espellono il liquido in eccesso, bagnando la foresta sottostante. È piena estate. Non piove da 4 mesi e non lo farà per altri 2. La mancanza d'acqua costringe prede e predatori ad avvicinarsi. Gli entelli aspettano che la tigre finisca di rinfrescarsi prima di mandare qualcuno in esplorazione. Gli entelli sono inclusi nell'alimentazione della tigre, quindi stanno correndo un grosso rischio entrando in questo stagno. Una sentinella resta sempre a fare la guardia. Le tigri tornano con il loro cucciolo. Poi ne arrivano altri 3. La femmina ha 3 anni e questa è la sua prima cucciolata. In media, una tigre femmina alleva 12 cuccioli durante la sua vita, che resteranno con lei nei loro primi 2 anni.
Per la madre, badare ai cuccioli è un compito arduo. Per i primi 6 mesi dovrà mangiare abbastanza per produrre latte. E poi, per i successivi 18, dovrà cacciare per se stessa e per loro. Se non uccide, non sarà solo lei a morire di fame. Le tigri difficilmente perdono un'occasione per cacciare. Perfettamente camuffata, si avvicina furtivamente tra l'erba alta. Il branco di cervi è troppo lontano per tentare un attacco. Improvvisamente avverto un movimento al margine della foresta. Una tigre femmina con dei cuccioli non si riposa mai. La stretta delle sue fauci soffoca il giovane cervo. Un piccolo pasto che sarà velocemente divorato. È estate avanzata e ancora nessun accenno di pioggia. La stagione secca si sta facendo sentire. Tutti gli stagni, tranne quello più grande, sono prosciugati. Ora che lo stagno è troppo basso anche per le anguille e i pesci gatto, la sgarza indiana fa pulizia. I pochi spazi disponibili per bere sono gremiti di prede assetate. Alcune trovano sollievo nel fango. È come una crema solare che li protegge anche dalle punture degli insetti. Le pavoncelle devono ancora darsi da fare per difendere i loro piccoli. Il grande branco dei Kuon fa sentire la sua presenza. La giovane coppia che si è distaccata resta a distanza. Vogliono a tutti i costi evitare il conflitto con i loro simili. La mancanza d'acqua crea un'atmosfera di tensione. Man mano che l'acqua dello stagno si prosciuga, le tigri sono costrette ad accontentarsi di spazi sempre più piccoli.
La battaglia è breve, ma decisiva. Lo sfidante si accuccia in posizione remissiva, accettando la sconfitta. Il vincitore si allontana per rivendicare il suo territorio. Il verso del pavone della pitta annunciano l'arrivo delle piogge. Inizialmente solo qualche acquazzone. Dopo pochi giorni, però, iniziano a comparire i segni di una nuova rinascita. Le precipitazioni diventano più intense e più frequenti. La giungla si trasforma. È di nuovo un terreno rigoglioso. Dove i sambar, i chital, i gaur possono pascolare. Ricco di frutti per gli entelli. E ricco di prede per le tigri e i kuon. Il maschio dominante ha confermato il suo ruolo per un'altra stagione. La sua compagna è incinta e partorirà tra circa un mese. La coppia di kuon non solo è sopravvissuta da sola alla sua prima estate, ma ha dato vita a 3 cuccioli. Il loro branco sta crescendo e il prossimo anno cacciare sarà più facile. Il libro della giungla di Kipling è un romanzo di fantasia. Questa invece è realtà. Ed è una storia che continua immutata da milioni di anni, miracolosa e fantastica in ogni suo aspetto.